Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Sono 152 nuovi casi positivi al Covid registrati ieri in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra alcun nuovo caso e resta fermo a 2566. I dimessi o guariti sono 138 in più. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 14 in più. 81 pazienti, uno in meno, sono ricoverati in ospedale in area medica, 10, 4 in più sono quelli invece in terapia intensiva, mentre gli altri 2529, 11 in più, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 3158 tamponi molecolari e 9491 test antigenici con tasso di positività all'1,2%. I vaccini anti-influenzali potranno essere somministrati anche nella rete delle farmacie territoriali abruzzesi che aderiranno alla campagna. Lo annuncia l'assessore regionale alla salute, Nicoletta Verì, dopo la sottoscrizione dell'accordo con Federpharma e Assofarm, che sarà ora recepito in una specifica delibera di giunta regionale. È la prima volta, spiega l'assessore, che i cittadini possono ricevere il vaccino contro l'influenza in farmacia. Il percorso di formazione seguito dai farmacisti in occasione della campagna vaccinale contro il Covid, infatti, ha consentito di estendere questa possibilità all'influenza, potenziando così la rete dei punti vaccinali sul territorio, che comprende anche gli ambulatori vaccinali delle ASL e gli studi dei medici di medicina generale, e raggiungendo anche i centri più piccoli della regione. Un'opportunità in più, dice la Verì, per tanti cittadini, soprattutto anziani, che potranno sottoporsi alla vaccinazione evitando inutili disagi legati agli spostamenti. Il piano anti-influenzale approvato dalla Regione lo scorso agosto prevede la vaccinazione gratuita per chi ha dai 60 anni in più, i bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni, gli operatori sanitari e sociosanitari delle strutture pubbliche e private, oltre che per tutti coloro che sono a rischio per patologie pregresse e sono già ricompresi nelle linee guida ministeriali. In arrivo circa 85 milioni di euro per la sicurezza del sistema idrico integrato in Abruzzo. Al termine dell'istruttoria del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile dell'Autorità di Distretto e dell'ARERA sugli interventi in tema di investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, dell'investimento 4.1 missione 2 componente C4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'Abruzzo è stata assegnata complessivamente la somma di 84.905.000 euro. Ne dà notizia il vicepresidente della giunta regionale con delega al ciclo idrico integrato, Emanuele Imprudente. Gli interventi andranno anche ad affrontare diverse tematiche, interessando le maggiori dorsali acquedottistiche del territorio regionale, a servizio di moltissimi comuni, sia costieri che delle aree interne. Tra gli interventi previsti dallo schema ce ne sono due sull'acquedotto Giardino per il raddoppio dell'acquedotto Tirino, sulla separazione delle condotte, l'installazione di un impianto di rilancio su condotte in acciaio e, su Pescara, il potenziamento del terzo lotto per una spesa prevista di 22 milioni. Lo sviluppo della dorsale adriatica centro-meridionale è stato il tema di un incontro che si è svolto ieri mattina a Bari tra i presidenti delle regioni Abruzzo, Marsiglio, Marche, Acquaroli, Molise, Pallante e Puglia Emiliano. È il primo vertice dopo la firma del protocollo avvenuta un anno fa a Pescara. Il documento è mirato a proporre al governo italiano la nuova geografia dei trasporti del versante adriatico tra Ancona e Bari all'interno del corridoio europeo delle reti TEN-T Core. La proposta consentirà l'introduzione di nuovi nodi infrastrutturali quali porti, interporti e aeroporti, insieme ad un aggiornamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie attualmente presenti sul territorio. Quest'intesa sta generando ottimi risultati all'obiettivo di colmare il divario infrastrutturale presente nelle nostre regioni, ha spiegato il presidente Marsiglio durante l'incontro.
Dalle Marche alla prima parte della Puglia, un tratto di infrastrutture fondamentale per lo sviluppo del territorio è stato cancellato dalla strategia europea. Questa assenza, ha ricordato ancora Marsilio, per decenni ha fatto perdere competitività alle nostre imprese rispetto al versante tirrenico e pertanto la nostra proposta complessiva che abbiamo elaborato insieme con le regioni Marche, Molise e Puglia e presentato al governo per la fase negoziale con la Commissione europea ha consentito di illustrare un progetto di sviluppo reale e concreto che porterà sicuramente benefici in futuro. Siamo ora alla vigilia dell'esame della nostra proposta. Abbiamo buone possibilità che possa essere accolta ed entrare nel corridoio delle reti TEN-T, nonostante qualche resistenza. Qualora non dovesse essere accolta o solo parzialmente, abbiamo a disposizione il nuovo ciclo dei fondi europei di coesione e le risorse statali aggiuntive che daranno comunque risposte, come ad esempio per il potenziamento della tratta ferroviaria sulla costa adriatica e delle trasversali, in particolare la rete ferroviaria Pescara-Roma. A Pescara l'amministrazione comunale sta valutando la realizzazione di un tempio crematorio nell'area del cimitero di San Silvestro, dove insistono aree di espansione idonee ad accogliere questo genere di struttura. Lo studio di prefattibilità dell'impianto è stato infatti presentato ieri dai progettisti incaricati nel corso della riunione della Commissione Lavori Pubblici presieduta da Massimo Pastore e alla quale era presente Massimo Del Bianco, direttore operativo di Ambiente S.p.A., la società partecipata del Comune che ha commissionato lo studio e che si occupa tra i servizi di competenza anche della gestione dei due cimiteri comunali. La proposta progettuale che ho condiviso con l'assessore Maria Rita Paoni Saccone, addetto Pastore, nasce sulla base di un'analisi oggettiva delle statistiche che riguardano sia il tasso di mortalità registrato nel 2020 con 1.496 decessi nel comune di Pescara e nel territorio metropolitano, sia l'andamento delle cremazioni e delle stime sulla propensione della popolazione a far ricorso a questa procedura in Italia e in Abruzzo. A Pescara, come è noto, da diversi anni esistono criticità in ordine alla disponibilità di spazi di tumulazione nei cimiteri, aggravate da difficoltà di gestione delle salme che non abbiano avuto nel tempo, al termine del periodo di durata della concessione, un adeguato processo di trasformazione dei resti. Il risultato è quello di crisi periodiche. Oggi credo che la nostra città, ha detto Pastore, debba e possa effettuare una scelta in questa direzione, allo scopo di non trovarsi nel medio periodo di fronte a enormi disagi. I templi di cremazione si sono diffusi in tutto il paese, soprattutto al nord, e lì dove ciò si è verificato si è manifestato un costante incremento della propensione delle famiglie. Nell'ambito della riorganizzazione della struttura distributiva di Biper Banca, il Consiglio di amministrazione ha nominato i responsabili delle 9 nuove direzioni territoriali che saranno operative da gennaio 2022. Giuseppe Marco Litta diventa dunque dal nuovo anno direttore territoriale del Centro-Est, Marche, Abruzzo e Molise. Le direzioni territoriali faranno riferimento a Stefano Vittorio Kun, che assume la responsabilità di tutta la rete commerciale. Riporta a sua volta al vice direttore generale vicario e Chief Business Officer Stefano Rossetti. Dopo più di 10 anni la giustizia registra l'assoluzione degli imputati nel processo detto cabina di regia che vede coinvolti tra gli altri l'ex sindaco rispoltore Franco Ranghelli e l'ex presidente del Consiglio regionale Marino Roselli. Le accuse non si commentano mentre le sentenze si misurano e si pesano, ha detto il senatore Luciano D'Alfonso che sul caso Roselli ha convocato una conferenza stampa. Marino Roselli ha aggiunto: non è solo un fascicolo giudiziario ma una persona. La prova è che in tutti questi nomi non più replicabili i segni del dolore in tutti questi anni non più replicabili i segni del dolore hanno toccato anche la sua salute. D'Alfonso ha anche annunciato che si metterà al lavoro per emendare l'articolo 358 del codice di procedura penale, aggiungendo l'obbligo di cercare elementi a favore dell'indagato, un obbligo che ad oggi è previsto per il pubblico ministero ma non per la polizia giudiziaria. La convocazione urgente di una riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza della Prefettura
per affrontare in maniera urgente, coordinata e organica la grave problematica che oggi sta investendo a Pescara l'area di Via Mazzini, dalle 3 alle 4 risse quotidiane tra clan di rivali di varia etnia, agli extracomunitari che defecano addirittura in pieno giorno tra le auto parcheggiate, poi il serpeggiante spaccio di sostanze stupefacenti alla luce del sole. La denuncia dei commercianti approdata sul tavolo della Commissione Commercio e Attività Produttive, che a sua volta inoltrerà un'istanza ufficiale al prefetto per sollecitare appunto un incontro tempestivo. Con 106 opere uniche, dono di artisti che nel corso degli anni hanno esposto nelle sale del Museo delle Genti d'Abruzzo a Pescara, tele, sculture, immagini, fotografie. È arrivata alla sua 12ª edizione la mostra collettiva Percorsi d'arte contemporanea, la rassegna della Fondazione Genti d'Abruzzo, che chiude ogni anno il percorso espositivo del museo e apre le porte alla grande asta di autofinanziamento che rappresenta il primo passo verso la nuova stagione, una delle basi per i progetti dell'anno che verrà. Quella del 2021 è la rassegna che mette a sistema tutte le novità in qualche modo imposte dall'emergenza sanitaria, le interiorizza e le utilizza per proseguire nel percorso di cambiamento. Dunque per l'esposizione, accanto a firme ormai consolidate dell'arte contemporanea, ci saranno nomi giovani, ma anche quotati e con un background di tutto rispetto. La mostra è curata da Alessandra Moscianese, che insieme con Francesco Perozzi si è occupata anche dell'allestimento. L'inaugurazione domenica 14 novembre alle 18 nella Sala Favetta del Museo delle Genti d'Abruzzo. Sarà visitabile fino al sabato 4 dicembre dalle 9 alle 13, mercoledì, giovedì e venerdì, e dalle 16 alle 20 sabato e domenica. Siamo al meteo. Sull'Abruzzo condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso con foschie e banchi di nebbia al mattino, specie sulle zone pedecolinari. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione, specie nei valori minimi. Venti deboli orientali, mare poco mosso, localmente mosso. I dati sono di abruzzometeo.org. Ed è tutto. Grazie per averci seguito e a voi tutti. A risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.